ci sono 7 persone di Firenze, tra un po' arriverà Bologna e ancora non esiste nulla però. Poi c'è una parte di Vicenza, dovrebbe essere questa, e questa parte qui come si chiama? Scusate, no, volevo dire Iulinetto. Grande figura. Si vede che posso dire l'altro. C'è una parte di Pisa e poi c'è tutta la parte della Calabria, c'è soltanto Dario dalla Calabria e la Sicilia. E c'è una nuova isola che è nata da qualche settimana penso, e oggi diciamo abbiamo conosciuto la persona che sta cominciando il progetto anche lì. E va bene, quindi non è nominato Firenze, figurati, è frio, mi spiace, appunto perché ci sono 7 persone da Firenze che... Allora, oggi perché ci siamo incontrati? 4 anni fa è stato fatto il Linux Day, è un evento, ecco, che serve per cercare di conoscere persone nuove, sia facendo dei video per spiegare quello che facciamo e andare nel dettaglio di come si fa a fare Linux o qualcosa di simile, ma in particolare in questo anno, questo qui è stato, diciamo, ci servirà per conoscerci noi tra isole, perché spesso ci sentiamo per email con nickname o nomi o indirizzo email e non sappiamo, e in questo modo possiamo dare un volto a queste mail, ok? Quindi diciamo facciamo questa cosa digitale che oggi va sempre, ormai diciamo, ecco, ci sono comunicazioni digitali, ma di persona è molto difficile incontrarsi, sia perché le distanze si sono accorciate digitalmente, ma di persona poi invece in realtà uno sta in Inghilterra, come appunto ha partecipato un ragazzo che sta qui da Inghilterra. Comunque, al di là di questo, Linux cos'è? Linux è l'idea di Linux è quella di collegare le persone, come? Cercando di di divertirsi e quindi cercare di farsi delle competenze informatiche che possono essere spendibili sia per il lavoro che per divertimento, per passione, per stare insieme e fare delle cose informatiche, ma soprattutto ecco, per questa rete è stata fatta per tornata per divertimento, ma non è una rete come tanti pensano, che è arrivato Linux è un provider e ci dà internet. Okay, la prima idea che tante persone sentono, ho fatto la rete, sì, è bello, posso andare su internet. Linux assolutamente non è questo, Linux non è collegato a internet, è un pezzo parallelo e alternativo a internet, è come internet. Poi all'interno di Linux c'è anche la componente, diciamo, di collegamento con l'internet che conosciamo tutti. Okay? Come c'è questo? Questo collegamento c'è perché alcune persone all'interno della rete decidono di fare un abbonamento con degli operatori, quindi pagare per internet e mettono a disposizione delle altre persone che non lo hanno. Quindi perché entrare in Linux? In Linux uno ci deve entrare per, appunto, soprattutto per, innanzitutto perché per, diciamo, per i rapporti con le altre persone, perché la cosa fondamentale di Linux è la community. Linux appunto è un gruppo di persone, fa questo tipo di eventi per aggregare le persone, per farle conoscere, e poi perché se uno persegue questa passione che è l'informatica, le reti e tutto quello che c'è attorno all'informatica, perché qui poi nessuno di noi, diciamo, è così esperto di rete, ma si viene qui, si fanno altre cose come attività sistemistiche, si impara Linux, comunque l'open source, diciamo, questa, la maggior parte di noi condividono quello che sono le filosofie del software libero, dell'open source, eccetera. Alcuni di noi usano la maggior parte del software sull'antenna che è open source, è Linux based e così, adesso lo vedremo di che cosa si tratta. Quindi se una persona ha bisogno di internet, Linux non è il posto per quella persona. Il posto, diciamo, per imparare. Come? Il posto per imparare che cos'è internet. È il posto per imparare che cos'è internet. Come usare consapevolmente internet e volendosi per farselo, nel senso. Diciamo che è complicato spiegare questa cosa, nel senso che appunto Linux è nato non da internet, poi in realtà questo internet viene dato dagli altri, mentre per quanto riguarda il IPv6 noi siamo stati tra i primi a sperimentare questo IPv6 in Italia, okay? E, siamo collegati al resto dell'internet che conosciamo in IPv6, okay? Quindi chiunque vuole andare su internet in IPv6 attraverso Linux può farlo. IPv6
di cui sei, adesso non vado nel dettaglio che cos'è, ma penso che ovviamente lo conoscete tutti, di che cosa si tratta, e di, probabilmente a casa non so quanti di voi utilizzeranno, ci sono gli operatori che adesso lo stanno cominciando a sperimentare, è una vecchia forma di... Eccolo! È una vecchia forma di protocollo, dico tutti che nuovo, ma in realtà è dagli anni 90 che esiste, e soltanto adesso... si comincia ad utilizzare. Abbiamo fatto anche un evento che era lì più 6 idee apposta per diciamo cominciare, esatto, i grandi, diciamo, questi big come Google, Facebook eccetera già cominciano a utilizzare a dare servizi di più 6, e allo stato attuale Minus come anche altri diciamo cosiddetto fornisce, diciamo, ha una rete dual stack, cosiddetta dual stack, quindi c'è il IPv4, il classico protocollo che utilizziamo tutti e che tutti quanti conosciamo, e c'è anche questa nuova alternativa che è il IPv6, appunto vecchia ma come implementazione nuova. Quindi che altro posso aggiungere? Come si fa a entrare dentro la rete? Come si fa a entrare dentro la rete? Allora, la rete è completamente aperta. La rete è, in teoria, ognuno di noi potrebbe salire sul tetto, accendere un access point, adesso vediamo che cosa utilizziamo, e collegarsi ad un altro nodo. Allora, quelli che vediamo qui sulla mappa sono tutti i nodi. L'immagine che abbiamo visto precedentemente c'erano i nodi arancioni, ok? Quei nodi arancioni erano praticamente i cosiddetti nodi potenziali. Chiunque, come penso avete fatto voi, come avete conosciuto internet, penso tramite il sito. Ok, quindi tramite il sito la prima cosa che si fa quando si apre il nostro wiki si va a finire su. Ci sono la possibilità di accedere sulla mappa. Sulla mappa si può vedere se nella propria zona dove si abita ci sono già nodi esistenti. Okay. Altrimenti ci sono i cosiddetti nodi potenziali. Quindi una persona potrebbe mettere il suo nodo potenziale lì, eventualmente tramite il map server contattare diciamo il nodo prossimo, il nodo più vicino al quale potrebbe collegarsi e mettersi d'accordo per fare questo collegamento, oppure mettere il suo nodo potenziale sulla mappa e aspettare che qualcuno, diciamo, che abiti in zona o che abbia la vostra stessa necessità o che comunque è venuto a conoscenza del progetto anche tramite voi, e, diciamo, mettendovi d'accordo e anche comunicando tramite il map server, perché tra le feature del map server c'è quella di far comunicare i nodi e non dando l'email, ma c'è un campo apposta per poter inviare un'email al proprietario dell'altro nodo per mettersi d'accordo e creare, diciamo, e cominciare a fare e mettere sulla rete. Quindi quello che dicevo è che salendo sul tetto si può comunque, anche senza conoscere qualcun altro, volendo si può entrare in rete, perché la rete è aperta, quindi noi non favoriamo, diciamo, non utilizziamo protocolli di cifratura, non mettiamo in sicurezza le reti come siamo abituati a fare. Quindi la prima cosa che uno fa a casa, attacca l'access point e dice voglio rendere questo access point sicuro, blindandolo e mettendo una password. Nel caso nostro è tutto aperto, quindi chiunque può accedere in rete. Poi per la sicurezza appunto Linux, facendo le proprie riunioni, i propri incontri, ecco, serve proprio anche a fare questo, a far prendere consapevolezza di quello che è di come usare internet, appunto come diceva Lucio, e quindi non è detto che una rete aperta sia insicura, dipende tu come usi quello strumento, e puoi renderlo sicuro anche su una rete insicura, quindi usando HTTPS, la cifratura con TGP, GPG, chat come Jabber, ci sono dei meccanismi per cifrare le comunicazioni e quant'altro. Non andiamo nel dettaglio su questo. Questa sera, per chi rimarrà fino a tardi, se avete portato i vostri fingerprint, ci sarà il PGP che i sign party, quindi chi ce l'ha, ci scambieremo le chiavi e ce le firmeremo per tardi, verso la fine. Comunque, vediamo velocemente che hardware usiamo, di che hardware stiamo parlando. Allora, qui c'è la foto del nodo di casa mia, quindi quello che facciamo appunto è andare sul tetto. Generalmente cosa facciamo? Mettiamo un palo di questo tipo, ad esempio il palo di casa mia è di 10 metri, ecco, come possiamo vederlo, quindi generalmente va dai 6 ai 10 metri, perché allora noi andiamo sui tetti, montiamo questo palo, quindi ci solleva i collegamenti sono a vista, quindi ogni nodo vede, diciamo, l'altro nodo, a distanza di chilometri. Ad esempio a casa mia ho tre collegamenti,
il collegamento è uno, diciamo, un altro nodo in prossimità a 200 metri, un altro a 1,5 km, un altro a 15 km. Okay? Ci sono due tipi di antenne, una appunto per fare pochi chilometri, adesso non sono così. Quindi c'è il limite? Qual è? No, il limite non, io non ho idea, ci sono, dipende dal tipo di antenna che usi, però c'è un collegamento che è di 50 km. Adesso lo faccio vedere sulla mappa. Quindi questo è esatto, altre persone qui nella stanza, io non sono esperto, quindi non so andare nei dettagli su queste cose. Il mondiale 250 gradi. Un wifi? No, perché così sì. Un nodo nuovo uno si può regolare quando arriverà da lui, no? Ci vorranno più nodi intermedi, no? Esatto. Allora il collegamento più lungo dovrebbe essere questo qui da Pomezia. Torrina di Perita con faccio mi credere. Ah, questo qui, è vero, sì, ho visto. Sì. E per quello ho detto 50 km, perché avevo visto questo. Ecco la Torrina di Perita con non mi ricordo, mi sembra. Non si è pronto a Tuscolo, però appunto deve essere visto. Ecco, esatto, devono essere a vista. La 2R che utilizziamo è questa qui. Questa. Allora, la maggior parte di noi quindi usa Ubiquiti. Ubiquiti, diciamo, una società americana che fa questo hardware economico. Stiamo parlando di un'antenna di questo tipo sui 70 euro. Sono per lo più a 5 GHz. Quindi i collegamenti sono direzionali, per quello tu devi andare sul tetto e devi guardare l'altro nodo. E non è detto che se il mio nodo guarda in quella direzione, e in casa tua sta dietro di me, vuoi collegarti al mio nodo, non riuscirai a collegarti al mio nodo, perché non ci guardiamo. Quindi in questo caso, perché è utile il map server e perché bisogna contattare le altre persone sul map server? Proprio per mettersi d'accordo ed eventualmente fare un'installazione di un'altra antenna su quel tetto dell'altra persona e per favorire il collegamento alla persona che a te che vorresti entrare. Quindi, quindi questa cosa appunto di siccome si entra si può appunto andare sul map server e fare questo, oppure volendo ci sono state dei casi, delle persone dove hanno trovato dei possibili punti di collegamento guardando sul proprio tetto dalla finestra perché erano avanti, si sono collegati e sono entrati proprio perché era aperto. Poi la prima cosa da fare è comunque presentarsi all'unione, farsi conoscere, iscriversi alle mailing list, quindi se già penso che voi già siete iscritti alla mailing list wireless, esatto, quindi bisogna andare sul sito per iscriversi alla mailing list. Cos'altro posso aggiungere? Allora, le antenne me le ho fatte vedere, ci sono vari tipi, ecco, forse questa immagine ne prende parecchie. Vediamo qui. Allora, che firmware c'è, che sistema operativo c'è su queste antenne? Adesso in questi giorni diciamo vi faranno vedere. In questi giorni vi faranno vedere gli altri ragazzi nei vari corsi che faranno. Le varie implementazioni, le varie architetture che noi utilizziamo, cosa c'è installato, come verrà installato e faremo tutti i vari casi possibili. Sostanzialmente noi usiamo due sistemi, vi posso dire velocemente, usiamo due versioni di sistemi operativi, una completamente open source basata su OpenWrt, che è diciamo fatta da noi, come diciamo un framework fatto da noi, nel senso che abbiamo preso un OpenWrt originale, ce lo siamo customizzato e l'abbiamo preparato per le nostre antenne, per alcuni modelli, e altrimenti c'è non di utilizzare un software originale Ubiquiti, oppure c'è un'altra versione sempre customizzata da noi per aggiungere delle feature al software originale Ubiquiti. Ok? Appunto non vado oltre questo dettaglio, ma solo per dirvi appunto che il software proprietario Ubiquiti appunto è proprietario, è basato, se non mi sbaglio dovrebbe essere sempre basato da OpenWrt, sì. OpenWrt, quindi ci sono backfire, quindi la versione diciamo di OpenWrt, quindi infatti viene diciamo consegnata la licenza GPL, ci sono dei componenti open. E la parte di driver, diciamo quindi di basso livello, penso la parte che dialoga strettamente con l'hardware, con l'antenna e altro, hanno un protocollo diciamo che utilizza Ubiquiti, quella parte lì è proprietaria. Quindi
loro ti danno l'SPK, diciamo, ti danno la possibilità comunque di modificare. No, è vero, adesso devi pagare. No. È vero? No, devi sottoscrivere l'NDA. Ah, devi sottoscrivere l'NDA, vabbè, però comunque devi comunque pagare, mi sembra. No. Non 70 euro. In seguito ai problemi che hanno avuto in fazione. Ok, va bene, quindi devi sottoscrivere questa NDA per farti, penso, per poter poi modificare il software. E io personalmente quello che ho preferito fare è togliere un vidri dalle scatole e usare il loro hardware pagandolo, e però installando per un WRT. Esatto, basta. Quindi diciamo, visto che adesso non ha più problemi come quelli che avevo scoperto in passato, funziona e fa più che bene. Quindi mi sono divagato anche più di tanto, penso, no? Che altro sapete come entrare in Linux, diciamo che tipo di antenna l'avete vista, partecipate tutti e tre giorni, quindi vi farete un'idea di quello che stanno facendo le varie isole in Italia, quello che abbiamo fatto noi, quello che hanno fatto Firenze, che vorrà fare Bologna e c'è anche la Calabria, quindi vi spiegheranno anche loro. Va bene, benvenuti. Questo lo devo dire dall'inizio, diciamo, lo dico alla fine, diciamo così. Va bene, grazie. Allora, quindi passo, esatto. Mi serve quel ragazzo là. Ci serve quel ragazzo là, esatto, per passo la palla a Carlo. No, non parla al microfono, lo dico.